Benvenuti su Calcio 360, il posto giusto per chi ama il calcio. Dopo le parole di Zazzaroni a Pressing, che ha dichiarato categoricamente che l'utilizzo del VAR è stato concepito con l'intenzione di penalizzare la Juventus, tale affermazione ha ricevuto conferma durante la trasmissione Open VAR. Le menzogne stanno finalmente emergendo, svelando il gioco poco pulito che per anni ha danneggiato la Juventus. Date un'occhiata all'intero video e vi renderete conto di come, ancora una volta, tentino di celare favoritismi nei confronti dell'Inter e di come pregiudichino la Juventus. Prima di iniziare vi invitiamo ad iscrivervi e attivare la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio. Nel corso dell'ultima partita della Juventus, si sono manifestati, come ben noto, due errori cruciali che hanno posto al centro dell'attenzione il sistema VAR e l'arbitro Massa. Durante l'evento Open VAR, Gianluca Rocchi ha ammesso un unico e rilevante errore, ovvero la mancata espulsione di Ruslan Malinovskyi. Tuttavia, ciò che ha suscitato maggiore sconcerto è stato il suo totale silenzio in merito al rigore per l'intervento di Bani. Questa evidente rigore, come definita da diversi addetti al settore, sembra essere stata unanimemente riconosciuta come tale persino dall'arbitro Calvarese e da altri esperti del campo. La scelta di Rocchi di astenersi dal commentare il rigore e le immagini legate all'errore di Massa ha generato notevoli dubbi e ha avvalorato l'affermazione di Zazzaroni, secondo la quale il VAR sarebbe uno strumento finalizzato a penalizzare la Juventus. Perché non affrontare apertamente il discorso sul rigore? Nascondere questa decisione ha scatenato un dibattito riguardo all'efficacia e alla chiarezza del sistema VAR nel panorama calcistico italiano. L'omissione di Rocchi nel riconoscere l'errore ha suscitato reazioni contrastanti. Da una parte, ci sono coloro che sostengono che l'errore umano sia una componente intrinseca del gioco e che gli arbitri dovrebbero essere sostenuti nelle loro decisioni, curiosamente, sono solo i tifosi dell'Inter a parlare in questo modo. Inoltre, i sostenitori delle altre squadre stigmatizzano l'assenza di chiarezza e la riluttanza nel riconoscere errori evidenti che falsano l'intero campionato. Si avverte un'influenza dominante della televisione che sembra colpire la Juventus o qualsiasi altra squadra, eccezion fatta per l'Inter, e questa circostanza è palese per tutti. Ciò che sta attualmente mutando è che non soltanto i sostenitori delle squadre avversarie stanno denunciando le controversie degli arbitri e del VAR, ma anche figure di spicco, come Zazzaroni, si sono pronunciate senza riserve. Voi cosa ne pensate? Se volete condividere la vostra opinione su questa questione spinosa, lasciate un mi piace e fatecelo sapere in un commento. Iscrivetevi e attivate la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio.